Alle ore 17:44 dichiara aperta la seduta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Non ci sono comunicazioni. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, bilancio economico patrimoniale dell'esercizio 2016, trazione d'urgenza, giusta richiesta dal signor Assessore al bilancio, protocollo 459910 del 16/12/2017. È stata allegata la richiesta d'urgenza anche per la convocazione di oggi, del 26/12, alla convocazione appunto del Consiglio Comunale. Quindi dichiara aperta. Sì, allora ha chiesto, dichiara aperto il dibattito. In contemporanea aveva chiesto di intervenire il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, il consigliere arcidiacono. Ne ha facoltà. Hai ragione, ho sbagliato. Scusi, grazie. Effettivamente grazie. Non, il dibattito non è aperto perché prima deve illustrare la delibera, sì, il signor assessore, scusate. Grazie Presidente, signor assessore, pochi colleghi presenti. Io non voglio porre la formale pregiudiziale facendo notare che manca il numero legale, Presidente. Vorrei, se lei è d'accordo, se i colleghi sono d'accordo, far notare una cosa, che noi gli atti deliberativi sono privati perché sono stati comunicati da 3 giorni, ma stiamo incardinando una delibera senza avere il parere sugli emendamenti dei revisori, cioè noi stiamo incardinando una delibera senza che gli atti siano perfetti, cioè per non dico l'abbiamo letti, perché in quest'aula è difficile che ci si mette a leggere le questioni del bilancio e si votano così per fede, ma neanche i documenti allegati. Io credo che una valutazione la Presidenza su questo punto debba farla, perché incardinare una delibera, solo immaginare di far fare la relazione su una delibera sulla quale c'è stato parere negativo dei revisori con 4, 5 consiglieri in aula, a me sembra veramente oltremodo di pessimo gusto, dico istituzionale. Per il resto, veda lei, io non voglio fare la pregiudiziale, vorrei che la Presidenza, l'ufficio della Presidenza, si rendesse conto che sta incardinando una delibera con 5, convocata in un giorno di festa, con 5 consiglieri comunali e senza il parere dei revisori, senza la modifica del parere dei revisori. Faccia lei. Allora, Vicepresidente, ovviamente il Consiglio Comunale è stato convocato giorno 26 perché c'è la richiesta dell'assessore e le motivazioni che penso che lei avrà letto. Allora, incompleti no, perché la delibera ha i pareri e quindi la delibera è completa. Anche se il parere è negativo, ovviamente io non posso dire che la delibera è un atto incompleto. Sugli emendamenti non c'è, prima di votare l'atto deliberativo ovviamente gli assessori dovranno esprimere il loro parere. Dopodiché secondo me bisogna andare avanti, non è la prima volta che viene convocato il Consiglio Comunale in un giorno di festa e ci sono tutte le motivazioni già elencate sulla richiesta dell'assessore. E che ci sono 5 consiglieri comunali qui presenti in aula, io ovviamente questo non lo sapevo, anzi mi auguravo esattamente il contrario, perché per convocare il Consiglio Comunale ci sarà un motivo, il motivo è l'urgenza, quindi io mi auguravo che tutti i consiglieri comunali erano qui presenti per votare, a prescindere da come, positivamente o negativamente, l'atto deliberativo. Prego consigliere Notarbartolo. La ringrazio Presidente, signori assessori, segretario generale, colleghi consiglieri. No, soltanto perché, visto che in qualche modo c'è una resistenza, però è abbastanza lampante quello che sta succedendo oggi in aula, e benché lei probabilmente sperasse altro, questa speranza a mio modo di vedere è davvero vana, perché noi oggi non abbiamo... La seduta di oggi, la convocazione di oggi è solo strumentale a cercare di votare domani con un quorum ridotto a 18 la proposta di deliberazione. Perché è soltanto di questo che si parla, cioè noi tutto il resto sono
oggi non si discuterà di nulla. Peraltro è lo stesso assessore in queste motivazioni che ha mandato in una nota che però sarà oggetto di dibattito puntuale perché anche su quello sarà interessante, però chiede al Consiglio di esprimersi solo in presenza del parere favorevole del Collegio Revisori. Oggi noi siamo qui per esprimerci perché non c'è nessun dato che ci dica che noi non dobbiamo esprimerci. Poi lo sappiamo tutti che oggi è una buffonata, oggi è soltanto per abbassare il quorum, perché una maggioranza che sulla carta dovrebbe avere 30 persone, dovrebbe avere 30 persone, 32, non dovrebbe avere paura di avere 23 persone in consiglio comunale. Questa forza, questa capacità politica non ce l'ha, e quindi è un fallimento di una stagione politica, perché in un momento importante, fallimento di una stagione politica va vista in termine molto ampio, perché è anche vero che non può essere che ogni volta col ricatto di questa, quella stabilizzazione, peraltro oggi questa volta è veramente basso la motivazione, perché i PUC non è che vengono licenziati domani, semplicemente la stabilizzazione verrà tra un mese, che probabilmente sarebbe comunque avvenuta tra un mese quando la votazione sarebbe stata completa, perché tra un mese finirà la procedura, l'assegnazione, tutto quello che servirà, l'attività propedeutica per poter stabilizzare i primi, almeno i primi. Quindi in realtà tutta questa cosa dei PUC è soltanto per metterci, scagliarci sempre contro dei dipendenti in maniera volgare, perché non voglio utilizzare altri aggettivi. Però rimane il fatto che è un dato certo: oggi non ci sono neanche revisori in aula, c'è soltanto un componente del collegio revisori. Come sa, l'espressione di un parere necessita almeno la maggioranza del collegio, quindi ci dovrebbe essere almeno due, quindi oggi non ci sarà nessun parere favorevole, non abbiamo la possibilità quindi di esprimerci sull'atto. È inutile anche una discussione, perché anche è anche davvero imbarazzante pensare che la discussione avvenga di un atto così importante, avvenga con 5 consiglieri comunali. Siccome non siamo buoni neanche per fare una briscola in 5, benché qualcuno mi dica che siamo anche 6, quindi potremmo fare anche la briscola col morto, io pongo formale pregiudiziale immediatamente. Non so se scelga lei qual è la formula migliore, verifica il numero legale, porre formale pregiudiziale, perché oggi non si può discutere questa delibera. Rinviamo a domani, che tanto l'obiettivo è quello, arrivare a domani. Arriviamoci velocemente, non facciamo buffonate, non cerchiamo per forza, visto che i numeri in aula non ci sono, resistenze inutili, di fare discussioni fini a se stesse. Verifichiamo subito il numero legale, oppure pongo formale pregiudiziale, andiamo, ce le rinviamo a domani e dimentichiamoci questa brutta pagina del Senato cittadino e in generale della politica cittadino. Però io mi auguro che il sindaco Bianco si renda conto di quello che politicamente sta accadendo nella città di Catania, per arrivare disperatamente all'ultimo giorno utile, sperando di riuscire a raccattare neanche un poco più di un terzo dei consiglieri comunali in aula. Noi dobbiamo prestarci a queste buffonate in un giorno di festa, obbligando personale, obbligando tante persone a essere oggi in aula. Credo sia profondamente sbagliato, e eticamente, ma dell'etica pubblica del sindaco potremmo parlarne per giorni, probabilmente avendo opinioni profondamente diverse. È profondamente sbagliato quello che sta succedendo oggi. Capiamolo, accettiamolo, quindi chiedo la verifica del numero legale e rendiamo palese quello che è evidente a tutti. Grazie consigliere Notar Bartolo, quindi possiamo fare anche elettronicamente la verifica del numero legale. Suoniamo la campana. Dichiaro aperta la votazione per la verifica del numero legale. Consigliere Porto. Consigliere Barresi. Consigliere Sofia. Non sta funzionando il tesserino del consigliere Sofia. Se non sono altri consiglieri che devono votare per la verifica del numero legale, dichiaro chiusa la votazione. Manca il numero legale, perché presenti siamo soltanto in 7, quindi alle 17:54 dichiaro sospesa la seduta e riprenderà alle 18:54. Alle ore 12:54, 18:54, riprende la seduta sospesa per la mancanza del numero legale, fatta su richiesta del consigliere Notar Bartolo, che appunto chiedeva la verifica del numero legale.
chiede di intervenire ancora una volta il collega Notarbartolo, ne ha facoltà. La ringrazio Presidente, signor Assessore, Segretario Generale, colleghi consiglieri. Allora, soltanto intervengo, ribadisco quello che ho detto in precedenza, è ridicolo fare un consiglio comunale quando di fatto nessuno è presente. Non siamo nelle condizioni che la stessa amministrazione aveva posto, sia in presenza di un parere dei revisori favorevole che il parere non è stato ancora reso, a noi non è noto. Non solo, ma non solo gli emendamenti sono arrivati ora e cambiano completamente la proposta di deliberazione, immaginando che un emendamento che io, di cui ho contezza oggi, possa essere in qualche modo da me studiato, ed è veramente complesso l'emendamento per le modifiche che apporta alla deliberazione precedente, ma non solo, l'emendamento non è sufficienza, ma ho notizia di un subemendamento agli emendamenti presentati, che ancora, di cui ancora non abbiamo nessun tipo di notizia. Ci rendiamo conto che non siamo minimamente nelle condizioni di avviare i lavori d'aula. Non solo, ma il regolamento di contabilità prevede termini e scadenze precise per lo studio dei bilanci e nessuno ci ha chiesto la riduzione dei termini, e non in questa sede non è stata votata la riduzione dei termini, come da in qualche modo dottrina e giurisprudenza prevalente. Per cui chiedo, pongo formale pregiudiziale, perché la delibera, così come è stato sta avanzandosi l'iter amministrativo, di fatto viola quelle che sono le regole del regolamento contabilità e le regole stesse del testo unico sugli enti locali. Credo che abbiamo bisogno di più giorni per studiare la delibera, quindi 10 giorni dal momento in cui la delibera è completa, e siccome ci sono emendamenti che modificano sostanzialmente la delibera, noi abbiamo bisogno di 10 giorni. Sarebbero stati 10 giorni opportuni anche dal 21, ma noi siamo in una situazione completamente diversa. Abbiamo bisogno di 10 giorni dal momento in cui abbiamo contezza della delibera, in cui possiamo studiare e guardare i numeri di questa delibera, perché ha valore conoscitivo, sì. Però ripeto, proprio in virtù del decreto enti locali della finanziaria, questa delibera poi avrà effetti, che produrrà effetti sulla vita amministrativa, quindi con assunzione di spesa da parte del comune, ed è necessario che noi consiglieri in qualche modo dobbiamo avere gli strumenti per averne contezza e consapevolezza e votare in maniera consapevole questo atto deliberativo, pongo formale pregiudiziale. Grazie collega Notarbartolo. Mi pare di capire, pone formale pregiudiziale di rinvio della... La può proporre nel modo per formale? Grazie. Pongo formale pregiudiziale per il rinvio della trattazione della delibera a una data che sia la prima data utile necessaria alla corretta istruttoria, così come da testo unico degli enti locali e regolamento di contabilità del Comune di Catania prevede. Quindi il rinvio della trattazione è il momento in cui tutti quelli che sono i termini vengono esplicati, vengono di fatto rispettati. Se questi termini non vengono rispettati, è evidente quali sono le conseguenze. Se al TAR venisse posta la delibera proprio per violazione di questi termini, la delibera verrebbe travolta e ci sarebbero conseguenze poi successive per tutti gli atti che questa delibera libera dava la possibilità di... È stato chiaro, grazie. Posto formale pregiudiziale di rinvio al collega Notarbartolo, possono parlare 2 colleghi a favore, 2 contro. Ha chiesto di parlare a favore il collega Anastasi, ne ha facoltà. Sì, signor Presidente, signori colleghi consiglieri, quei pochi presenti, ma che danno uno spaccato di chi opera in città e come si opera. Mi ritrovo, pochi ma buoni, mi ritrovo favorevole alla pregiudiziale del collega per tutta una serie di ragioni. La prima, perché nella vita quando si rimane presenti sempre, poi si può fare la voce grossa. E colui che sta parlando è uno di quelli che, sorbendosi le flippiche delle varie testate locali, tante volte è rimasto in aula, consentendo anche il passaggio di alcune delibere. E quindi a maggior ragione stasera rivendico che la delibera vada spostata per dare la possibilità a chi vuole impegnarsi, come i pochi stasera, di poter esprimere un voto libero. Non me ne voglia l'assessore Andò, qui la stima è palese, sebbene siamo su 2 fronti diversi, ma intravedo, e non dalla parte politica, un'ombra di arroganza su quest'atto. Ancora una volta arriviamo in aula con i tempi strettissimi,
Ancora una volta arriviamo con il ricatto che purtroppo si subisce per mancato rinnovo dei contratti dei dirigenti che fanno funzionare la macchina amministrativa, o peggio ancora, dei lavoratori precari, e peggio delle altre volte arriviamo con un parere contrario dei revisori dei conti. E non è possibile. Allora, siccome credo che in questa amministrazione, come in quest'aula, stupidi non ce ne siano, credo che ci sia stato un atto prevaricatore di arroganza, perché si poteva benissimo evitare di arrivare in queste condizioni. Perché se poi, come io temo, il maxiemendamento riporterà alcune questioni che andavano sicuramente valutate in illo tempore, come il problema delle varie ASEC, eccetera, eccetera, e allora mi rendo conto che era qualcosa a cui si poteva mettere la pezza prima. Quindi io stasera sono qui, in festività, febbricitante, e lo sarò probabilmente domani, esprimendo la mia contrarietà a questo modo di agire. Così si sa chi è che vorrà governare questa città, che ci saranno dei consiglieri che comunque, chi non mantiene il numero e fa una sua scelta politica rispettabilissima, e chi potrà al contrario a un modo di agire che è sbagliato, che è quello che allontana sempre più chi ha quel minimo di buona volontà a leggere gli atti, a continuare a fare un lavoro di questo approfondito, perché altrimenti votatevi, cari catanesi, consiglieri religiosi che vengono in aula e fanno atti votando questioni che poco appartengono con il tempo che abbiamo a disposizione per avere una normale preparazione. Quindi io spero che questo segni la fine di un modo arrogante di predisporre alcuni atti deliberativi. L'aula è questa, sarà scarsa, sarà faziosa, ma è l'aula che ha consegnato la città di Catania a questa amministrazione. Che la si rispetti, che la si rispetti sempre e comunque, e i risultati arriveranno. Grazie, collega Anastasi. Ci sono altri colleghi che vogliono intervenire, uno a favore, due contro. Non c'è nessuno che vuole intervenire. Metto ai voti la pregiudiziale posta dal collega Notarbartolo di rinvio fino alla data equivalente ai giorni necessari previsti dal regolamento di contabilità per la deliberazione di questa, di quest'atto. Dichiaro aperta la votazione. Non ci sono colleghi che devono votare ancora? No, dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro l'esito della votazione, presenti 10, votanti 9, favorevoli e contrari nessuno, astenuti 1, mancanza del numero legale. La seduta alle ore 19:03 è chiusa ed è rinviata a domani alle ore 17:30 in prosecuzione.